Vladimir Costoni da Roma come ultimo esercizio, esercizio numero 23, in realtà sono 24 esercizi, un pacchetto di 24 esercizi, come ultimo esercizio facciamo, che completiamo qui questo esercizio. Y seconda più 2y prima più 5y, questa è la parte omogenea che non lo faccio variare, uguale. Invece come funziona a destra, cioè come membro a destra, metto a elevato a meno x, per esempio coseno di 2x. Allora, la parte omogenea già l'ho fatto, l'equazione omogenea, quindi trovando l'equazione delle radici del polinomio caratteristico, che venivano due radici complesse coniugate, quindi elevato a meno x, c1 sen 2x più c2 coseno 2x, quindi la parte la soluzione dell'equazione differenziale dell'omogenea l'ho già fatto, quindi cerco la soluzione particolare della non omogenea. Questa è abbastanza complicata però, quindi lo devo cercare come per somiglianza, quindi qui c'è un coseno 2x, quindi una combinazione ordinaria del coseno del seno per a elevato a meno x. È un po' complicatina questa, quindi y segnato uguale e elevato a meno x. Per la combinazione ordinaria del seno del coseno, quindi a seno di 2x più b coseno di 2x. Questa è complicatina. Poiché qui e elevato a meno x coseno 2x equivale a e elevato a 2x, quindi 2i meno 1, io ce l'ho tra le radici dell'equazione caratteristica, del polinomio caratteristico. Quindi non basta cercarla così, devo moltiplicare per un x questa volta, perché coincide l'esponente, il coefficiente dell'esponente della e qui con una delle radici del numero del polinomio caratteristico. Quindi è questo. Se vedete, questo è abbastanza complicato per fare le derivate, però. Quindi cerchiamo di farli. Y' uguale, sono 3 in realtà. Allora, possiamo fare, facciamo la derivata della prima, l'altra è 2, 9, derivata di questa, l'altra è 2, 9, facciamo in questo modo. Quindi derivata di x è 1, quindi per tutto quanto. Quindi e elevato a meno x, che moltiplica sen di 2x, più b coseno di 2x. Poi faccio la derivata di elevato a meno x meno 1, elevato a meno x per meno 1, per queste non derivate, quindi sarà meno x e la meno x che moltiplica seno di 2x più b coseno di 2x. Più poi faccio la derivata di questa, la lascio invariata la prima, è lunga questa, è lunghissima, x per e elevato a meno x, e faccio la derivata di questa, a seno 2x deriva coseno per 2, quindi 2a per coseno di 2x, più la derivata di questa, che il coseno è meno, quindi meno 2b seno di 2x. Questa è la derivata prima. La derivata seconda è molto più complicata. Allora, la derivata seconda è veramente complicatina, però si semplifica qualcosa? No. X e meno x a sen di 2x. Questa è cosena, questa è seno. Niente. Quindi facciamo la derivata seconda. Y secondo uguale derivata di questa, e elevato a meno x derivata per meno derivata dell'esponente, quindi meno e elevato a meno x, che
moltiplica invariata questo al seno di 2x più b coseno di 2x, ok? Ho fatto la derivata di questa perché questa è una derivata, più adesso la non derivata di questa, e elevato a meno x, per la derivata di questa. Derivata di seno coseno, quindi 2a coseno di 2x. Poi meno, qui deve essere coseno, quindi meno 2b, seno di 2x, però è lunga. Fatto la derivata di questa. Devo fare adesso la derivata di quest'altra qui, che sarà x elevato a meno x, a seno 2x più b coseno 2x, che è come il primo. Quindi questo lo devo semplicemente copiare, però io, visto che questi calcoli sono abbastanza lunghi, io faccio più puntini puntini e ve lo lascio fare a voi. Cioè, praticamente dovete fare la derivata seconda, derivata prima l'avete già fatto. Dovete sostituire poi dopo nell'equazione differenziale qui, e dopo avete A e B come costanti, dopo aver fatto tutto questo lavoro, prendete praticamente, e la matematica c'è dappertutto, quindi non c'è bisogno che lo scrivete, e avete sen di 2x e cosen di 2x, vi bastano sen di 2x e cosen di 2x. Quindi dopo aver fatto anche la derivata seconda, dovete uguagliare i coefficienti davanti a sen di 2x e davanti a coseno di 2x. Davanti a sen di 2x e davanti a coseno di 2x. Quindi avete due equazioni poi qui, e così trovate sia A, puntini puntini, e B, perché i calcoli sono abbastanza lunghi, qui non mi entra neanche nella vaia. Quindi in questo modo avete trovato la soluzione particolare della non omogenea. La soluzione poi generale della omogenea, y uguale e elevato a meno x, la generale della omogenea, c1 seno di 2x più c2 coseno di 2x più la soluzione particolare della non omogenea che avete trovato qui dopo aver sostituito A e B che avete trovato nel sistema uguagliando i coefficienti davanti a sen 2x e coseno 2x, perché i calcoli sono lunghissimi qui, quindi importante sapere come cercare la soluzione, quindi soluzione generale questa non omogenea. Come cercare, e qui finisce. Quindi vi invito a iscrivervi al mio canale, numero telefono 340 90 10 279, e anche potete scrivermi SMS oppure scrivermi nei commenti oppure contattatemi tramite Facebook con lo stesso nome, Vladimir Costuri. Quindi finisco qui. Qui finisce, sono 24 esercizi che sono sufficienti, che vi possono essere utili per sono tutti i casi possibili, praticamente scegliendo la soluzione, cioè cercando la soluzione particolare per il metodo, con il metodo per somiglianza. Quindi è completato tutto, diciamo, tutti i casi dell'equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti costanti. Quindi nei prossimi video riprendiamo altri argomenti. Vladimir Costoli da Roma.